Ciao, mi sono arrivate tantissime domande sul tiraggio del latte. In effetti è un argomento sempre un po' meno discusso, si discute tanto di allattamento al seno, ma ci sono anche tante mamme che tirano al latte, tra cui me in questo momento. Infatti il mio bimbo ha 1 mese e in questo momento sto tirando esclusivamente il latte, non si attacca al seno per dei motivi medici. Quindi ho pensato di farvi vedere cosa faccio, qual è la mia routine più o meno. Ovviamente non tutte queste cose andranno bene per tutte. E ognuno poi troverà la sua routine, quello che funziona meglio per lei, per il suo viaggio di tiraggio, però sicuramente può farvi utile il mio punto di vista da mamma e da ostetrica. Quindi iniziamo. In questo momento sto montando il tiralatte perché è ora di tirare. Sicuramente tirare non è facile, non è facile nemmeno lattare, ovviamente, però tirare richiede costanza e un impegno non da poco. Ovviamente dipende qual è il vostro obiettivo, cioè pensate di tirare sempre per tutto il vostro viaggio di nutrizione del vostro bambino, o lo volete fare per un periodo, oppure se state rientrando al lavoro, oppure come me in questo caso non avete molta scelta, dovete farlo perché il vostro bambino appunto per motivi medici non può attaccarsi al seno in questo momento. Qualsiasi sia il vostro motivo, armatevi di tanta pazienza. Di nuovo, ci vuole tanto tanto impegno e tanto commitment, si dice in inglese, però sicuramente troverete anche dei lati positivi nel farlo, ok? Per esempio, io sono riuscita a avere una produzione di latte tale che mi consente anche di donarla. Non è sempre scontato, non è detto che se fate quello che ho fatto io avrete la stessa produzione di latte. Assolutamente, però ecco, è per dire che comunque otterrete dei risultati se ci mettete dell'impegno e della costanza. Sicuramente nel mio caso è stato utilissimo fare la spermatura del colostro nell'ultimo trimestre di gravidanza, nelle ultime settimane, dalla 37ª settimana in poi. Non ho raccolto tantissimo colostro, ma sicuramente il mio seno, la mia ghiandola mammaria era più predisposta. E poi dopo il parto ho continuato molto molto regolarmente. Ogni 3, massimo 4 ore spremevo il colostro, all'inizio manualmente, poi mano a mano che stava arrivando la montata lattea con il tiralatte. E ho provato tantissimi tiralatte perché da ostetrica comunque sono di vecchia scuola e la montata lattea l'ho fatta arrivare con un tiralatte di uso ospedaliero, perché pensavo che fossero comunque meglio. In realtà ho usato un buonissimo tiralatte ospedaliero che sicuramente ha fatto sì che la mia montata arrivasse bene, nonostante tutti gli eventi che stavano succedendo, lo stress e la mancanza di sonno. Però devo dire che poi ho continuato con il mio tiralatte che avevo già. Io avevo comprato questo tiralatte qua della Mom Cosi. Prima del parto l'ho usato anche in travaglio per stimolare le contrazioni e mi è piaciuto tantissimo. In realtà quando l'ho comprato, anzi è stato un regalo, mi ha regalato mia madre, era analista nascita, non pensavo di usarlo così tanto, nel senso non avevo intenzione di tirare il latte, appunto prevedevo che il mio bambino si attaccasse al seno. Di conseguenza l'ho comprato come un uso occasionale di tiraggio. Ero anche indecisa se prenderne uno o due, perché in realtà se tirate occasionalmente magari nemmeno ne servono due. Però poi sono stata contenta di averne presi due perché in realtà mi è servito tantissimo. E ho visto che in verità tiravo quasi più con questo che con quello a uso ospedaliero. Quindi poi ho continuato esclusivamente con questo. È un tiralatte wireless, quindi senza fili, è molto comodo perché puoi camminare, fare cose durante il tiraggio, quindi permette anche una vita più facile sicuramente. Quindi questo l'ho comprato di tasca mia, così come i reggiseni per il tiraggio. Dopodiché la Mom Cosi mi ha contattato per puro caso, non avevo nemmeno ancora postato nessuna storia su Instagram, e mi ha mandato un altro tiralatte. Mi è arrivato questo qua, il V2. Mi hanno chiesto appunto che tipo di uso facevo il tiralatte e mi hanno mandato questo perché anche questo è un tiralatte a uso ospedaliero, quindi adesso lo proverò e vi farò sapere com'è. Nel frattempo, però, siccome è ora di tirare, attacco questo.
Vi consiglio altamente un reggiseno in cui potete mettere il vostro tiralatte perché vi salverà la vita. Come vedete, posso stare completamente hands-free e fare altre cose e non fa muovere il tiralatte. Quindi, questo è di nuovo è della Moncosi e l'ho comprato io. È comodissimo perché è anche allattamento, ok? E anche tiraggio. Quindi, per chi anche ha il tiralatte, quello classico con la campana, poi è comodo perché potete tenere la campana direttamente qua. Però ne ho anche altri della Moncosi non fatti così, ma allattamento e tiraggio sono comodissimi perché contengono molto bene il tiralatte e non si muove nonostante facciate davvero anche dei movimenti importanti, quindi è sicuramente, sicuramente consigliato. Prima di aprire questo però vi parlo ancora un po' di quello che sto usando io, che come vi dicevo è il Moncosi M5, è uno degli ultimi modelli, ha tre modalità. Ha la modalità di stimolazione e la modalità di espressione e una mista e simula quella del bambino, del neonato che si attacca al seno, in cui i primi minuti farà una suzione più veloce e sostenuta per stimolare il letdown e il rilascio del latte e poi la suzione diventerà lenta e costante quando il resto del latte arriva ai dotti, arriva al capezzolo e quindi questo simula quello stesso processo. Di conseguenza io personalmente tiro sui 15-20 minuti ogni 3-4 ore. Di nuovo è un tiraggio esclusivo il mio, se state allattando al seno e tirate contemporaneamente è un altro discorso, ci sono altre routine da fare, però personalmente quello che funziona per me, Ilenia, in questo momento è tirare ogni 3, massimo 4 ore e 15-20 minuti. Inizio i primi 3-5 minuti in modalità di stimolazione, quindi questa che state sentendo adesso più veloce, e dopodiché invece cambio in modalità mista e poi faccio gli ultimi 10-15 minuti in modalità di espressione. Quello che ho comprato io è questo con il cofanetto, è comodissimo perché potete tenerci tutto quello che vi serve, in realtà c'è il caricabatterie, il tiralatte arriva con tanti accessori in più, per esempio le estensioni per le spalline del reggiseno, le spugnette per lavare il tiralatte, le bustine, cos'altro c'era? Ci sono il copripolvere per il tiralatte, poi lo personalizzate, lo potete usare come volete, le istruzioni. E hanno anche, cosa che non ho qui adesso, hanno anche tanti adattatori diversi a seconda della vostra taglia del capezzolo, quindi all'interno troverete un misuratore della dimensione del vostro capezzolo e a seconda della dimensione avete l'attacco giusto. E quindi è molto molto importante questo per un tiraggio efficace, perché molte volte si tira con delle campane che non sono della vostra taglia e questo ovviamente sfalsa completamente poi il tiraggio e di conseguenza la produzione. Dopo il tiraggio, super consigliato l'uso di una crema per i capezzoli, qualsiasi, non è sponsorizzata questa, è della My Expert Midwife, che è un brand inglese. Perché anche come per l'allattamento, comunque il capezzolo è messo sotto pressione e frizione, quindi è importante idratarlo. E inoltre, se avete un seno che tende a ingorgarsi o comunque che non sentite molto vuoto dopo il tiraggio, potete usare un massaggiatore praticamente. Io lo uso spesso anche mentre tiro. Questo anche della Moncosi è un'altra cosa che ho acquistato io prima del parto e praticamente vibra. Inoltre, a parte vibrazioni diverse, ha anche l'opzione che si scalda. Quindi lo mettete semplicemente sul seno. E a me ha salvato da diversi ingorghi, però dipende, vedete com'è il vostro seno, che tipo di seno avete, se è un seno che si ingorga particolarmente, se ha bisogno di essere drenato più in un punto piuttosto che un altro, è molto molto valido, è stata una sorpresa, l'ho comprato per curiosità, invece mi piace molto. Tutto sempre comprato da me, perché appunto essendo in maternità, in gravidanza, volevo provare i più prodotti possibili per poi poterveli dire, ma anche proprio per provarli io stessa. E invece, appunto, l'unica cosa che mi ha mandato la Moncosi è questo qua. Trovate infatti tutti i link ai prodotti che vi sto dicendo nell'info box, nel box descrizione qua sotto. Ha una capienza di 180. Io personalmente non la riempio mai tutta, ma poi di nuovo dipende perché tirate e che uso ne fate. Quindi non vi preoccupate della produzione. Il vostro bambino tirerà sempre di più il seno di quello che riuscite a tirare con un tiralatte e la produzione cambia a seconda se lo fate di giorno, di notte, se avete bevuto di più, mangiato di più, a seconda dell'umore che lo fate. Quindi mi raccomando, non focalizzatevi sulla
produzione, ognuna di noi ha una produzione diversa e va benissimo lo stesso. Apriamo questo finalmente e vediamo com'è. Intanto ha anche questo tantissimi attacchi e accessori. Anche questo è di tipo wireless, però ha il telecomando. Interessante. Ok, è molto più leggero dell'M5 che sto usando, molto più leggero. La capienza è sempre di 180. Sono sempre due. E sotto abbiamo tutti gli accessori. Quindi c'è il caricabatterie, i tubi per attaccare al telecomando, c'è sempre il misuratore di capezzoli di cui vi dicevo prima, quindi io so ormai la mia taglia, ma comodissimo, che non è facilissimo, né scontato, misurare un capezzolo e poi cambiano dopo il parto, quindi cambiano se avete un bambino che appunto si attacca rispetto a che no, quindi il manuale di istruzioni. Qui abbiamo gli attacchi che vi dicevo per personalizzare il vostro tiralacci a seconda della misura del vostro capezzolo. Questo è importantissimo. Carinissimo il packaging. Abbiamo le valvole intanto. Tutti i pezzi in silicone del tiralatte vanno cambiati ogni 2-3 mesi, specialmente se ne fate uso costante. Abbiamo l'attacco da 17, da 21 e da 19. Qui non c'è niente in questo momento, c'è solo la flange attaccata. Comunque, quel flange è questa parte di silicone qua, che si stacca come la M5, quindi. E c'è già una valvola qua, quindi in realtà quelli sono pezzi in più. È molto molto più leggero, interessante perché a volte l'M5 può essere un po' scomodo quando appunto si fanno altre cose, invece questo è molto molto più leggero. La cosa che mi piace dell'M5, però che non vedo qua, è che non ha l'indicatore per rimettere la flange al centro, questo qua. Sicuramente un attimo, è la prima volta che lo vedo e uso, quindi mi ci devo un attimo abituare. E poi ci sono anche le flange più grandi, nel caso in cui appunto avete la dimensione del capezzolo più grande. Questa è da 27 mm, mentre invece quella standard che ci mettono è da 24. Ricordate che avete tutti gli altri inserti più piccoli, 17, 19, 21 mm arrivano extra. Quindi, adesso ho appena tirato, non ve lo posso far vedere, ma alla prossima volta che tiro userò questo, sterilizzo i pezzi in silicone e do una lavata anche al contenitore e vi farò sapere. Ok, in questo momento ho su il V2, agganciato, quindi è sempre un tiralatte wireless, però ha il telecomando, potete o metterlo al collo oppure agganciarlo ai vestiti. È comunque veramente leggero e discreto, quindi se poi lo agganciate ai vestiti in realtà non è che si vede molto. Ok, l'ho messo con l'altro reggiseno della Moncosi, sempre comunque molto comodo, questi fili possono stare sia dentro che fuori. Okay? I tubi, qualsiasi tiralatte avete, i tubi ovviamente non vanno lavati né sterilizzati, non passa latte all'interno. Vediamo le funzioni. Praticamente ha il tempo, 6 minuti in questo momento. Questa è la modalità, questa è quella di stimolazione, poi potete cambiarla in quella mista e in quella di suzione. E poi ha i livelli 9. Ha l'opzione che l'altro tiralatte non ha, l'M5, di mettere in pausa, che è molto comoda se non volete perdere il filo del tempo.